Un saluto a tutti ragazzi, da Messi91 siamo su One Piece Unlimited World Red e stiamo per fare la modalità Arena. Allora, ho cancellato il backup che avevo di salvataggio perché, come potete vedere, io nell'arena sono già in Lega C, quindi ho già fatto cose. Ma voglio iniziarla da capo con voi. Non l'ho finita, quindi sono arrivata fino a lì, al grado 100-712. Quando ci arriveremo, da lì in poi non saprò più un tubazzo di nulla e quindi vedremo cosa capiterà insieme. Fino a lì invece so già cosa capita. Ok, andiamo. Quando fanno scalo per rifornirsi durante il viaggio nel nuovo mondo, Law e i pirati di cappello di paglia scorgono un'enorme arena. Mingo. Doflamingo, che qui organizza dei tornei, ti fa recapitare questo invito. Diventa il campione e ti darò l'unica cosa che desideri veramente. Una coppa di gelato. Il premio in palio non è ancora deciso. Forma una squadra e combatti. Non conta vincere o perdere, l'importante è battersi lealmente. Con Doflamingo. Sicuro, guarda. Lui è l'uomo più leale del mondo. Ecco l'arena. Signore e signori, è con grande emozione che partecipo con voi a questo importante evento. Durante questo torneo verrà incoronato il re dei combattimenti. Applaudiamo questi combattenti dalla forza straordinaria. E ora, per il discorso di apertura, diamo il benvenuto al nostro sovrano Don Quixote Doflamingo. Coi pelazzi. Ok. Sono carico, spero che il nostro turno arrivi presto. Maledetto, chissà cosa sta tramando. Siete partecipanti? Vogliamo vedere il meglio di voi. Andate ad allenarvi e tornate quando vi sentirete pronti. Ok. Test d'ingresso, vediamo di perdere subito, tipo. Con questa musica molto spagnoleggiante. Dovremmo farli fuori tutti quanti. Forza, iniziamo. Consultare comandi base? No, grazie, io non li faccio mai tutorial. Le informazioni sono sempre e non mi interessano, non li faccio mai tutorial, ripeto. Però voglio subito lui. Voglio subito il grande Traffi. Sì, ma perché mi sta colpendo gente che non mi sta colpendo in realtà? Forza Traffi. Oddio, che è successo? Teletrasporto di Goku. Morite. Voglio il tuo cuore. Muori, muori. Shambers. Che figo che è. Ah, c'è un attacco, aspetta. Facciamolo subito. Oh.
c'è un cronometro e un contatore, ok, credo di aver capito che devo far fuori 30 persone in almeno 10 minuti. E che c'è voi? Questo è morto, il signore qua è morto presto. Che figo, lui, ciao! Aspetta, alzati. No, fammi fare una cosa figa, Gabber. Levati, fammi fare le cose fighe. Ma guarda Rufy, non mi fa fare le robe fighe. Fammi fare le robe fighe now. Ok, è morto, è andato Junker Rubber, ok. Ho vinto io, ho battuto anche il mio compagno, ho vinto tutto. E si è suicidato perché aveva paura di me. Non si possono proprio masticare. Masticare. Che vuoi mangiarli? Ok. Siamo stati accettati, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È stata una cosa difficilissima. Che sfida emozionante. Bene, ora tocca a voi. Finalmente, non vedo l'ora di scoprire contro chi dovremmo combattere. Attento, capello di paglia, non sappiamo cosa ci attende. Rilassati, Lo. Adoro i combattimenti impegnativi. All'arena puoi combattere duelli testa a testa e mischia contro orde di nemici. Vinci le battaglie disponibili per aumentare il tuo grado. I personaggi che vincono la prima volta ottengono un bonus, ok. Non vieni penalizzato in caso di sconfitta, prova le varie battaglie e punta a diventare il campione. Ok, praticamente questa piramide, diciamo, è divisa in tre livelli e noi dovremmo arrivare al livello A, ovviamente, guadagnando punti battendo gente varia. Quindi ci saranno puntate in cui sconfiggeremo dei boss e puntate in cui saremo semplicemente qui a ammazzare gente per guadagnare punti e salire di grado. Ora vedremo come strutturare questa serie, ragazzi. Iniziamo con un duello subito così, pronti via, sì. Nell'arena le parole, ok, variano in base al personaggio. Utilizza le parole, sì. Useremo Lo perché è nuovo, quindi voglio usare un po' Lo. E vi stavo dicendo, decideremo insieme poi come strutturare questa serie. Se farvi vedere tutto, o se farvi vedere un riassunto dei vari livelli e poi farvi vedere la boss fight. Decideremo in base al vostro gradimento. A me non scoccia nemmeno fare tutto, ecco. Nona, ma perché inquadrano dietro e davanti? Cioè, povera donna. Sì, ma ribellati, Nami. Cioè, ribellati. Non va bene così. Aia, non è uscito schiva, però. Donna, non scappare. Donna, non fare robe. Donna, non devi ribellarti contro di me, contro gli altri. Vabbè, ci stiamo menando tutte e due insieme, tipo. Toh, prendi, esplodi, muori. Povera Namizu. Scappo via. Quel teletrasporto di Goku. Aia, pattume. Vabbè, ma passiamo la giornata così però, Nami, su. Fatto. Aia, che cazzo era? No, spe. Deve finire sta roba elettrica, sennò continuo a fare, starnutire, tipo. Ok, piano però. Vabbè, non ci credo. Loba, le sai schivare le robe? Le sai schivare le robe? Mi sa di no. Cioè, ti sei teletrasportato davanti al raggio. Facciamo le cose fighe, ok. Facciamo le cose fighe. Ecco fatto. Vabbè. Scappo via. Sono scappato via tantissimo. Vabbè, ma continua a correre in tondo questa. Tu e i tuoi Thunderbolti, morite. Scappo via. Ok. È impegnativo, mamma mia, Nami, non credevo fosse così impegnativo farti fuori. Mi aspettavo una roba molto più semplice. Guardate con quale stile. Fatto. È stato tostarello, però. Sì, la matita intorno agli occhi, vabbè, ok. È più bullo così. Ok, vedete, abbiamo guadagnato un po' di punti, siamo arrivati ad 880, però fino a che non arriviamo alla riga in alto di C, dobbiamo continuare a battere gente, così e basta. Quindi molti episodi saranno un po' ripetitivi, tra virgolette. Perché ora abbiamo battuto, fatto il duello, ora vi farò vedere la mischia, ma poi dovremo continuare a fare duello e mischia fino a che non arriviamo a un certo grado. Arrivati al grado più alto della lega in cui ci troviamo, ovvero la C, ci sarà una boss fight per passare alla lega B e sarà sempre così, quindi non lo so come possiamo strutturarla, potrei fare dei riassunti quando guadagno punti e poi farvi vedere le boss fight oppure farvi vedere tutto, decidete voi.
Qui siamo a Alabastra, sicuro. Mischia. Forza, i grandi cazzotti, forza. Fatevi sotto voi talpini. Cosa volete voi talpini? Voi talpini barboni. Yuhu. Aia, non l'ho visto mai. Contrattacco, schivo. Schivo, allora. Faccio robe, insomma, faccio robe. Se non si è capito, faccio robe. Vabbè, sto contrattaccando nulla, tipo. Facciamo quello combinato con lo, please. Vai, forza, traffi. Facciamo robe, traffi. Che bulli. Morti tutti. No, con la bullaggine mia, Rufy, mi sa che aspetti. La bullaggine sua. Con tutta sta matita sotto gli occhi, però. Sembra un travestitissimo. Ok. Facciamo un altro duello, dai. Mi diverto di più coi duelli che con gli scontri in mischia, sinceramente. Con Rufy, sì, andiamo. Con Rufy, perché non abbiamo ancora vinto con Rufy. Quindi, se vinciamo con un personaggio che non ha mai vinto, abbiamo il bonus, lo sapete, no? Cioè, ve l'ho detto prima. Quindi facciamolo. Eccolo! Il puccioso! Sei puccioso lo stesso, non sarai mai cattivo. Sei puccioso e basta. Scappo... No, ok. Io gli ho tirato un... una manata in faccia. Vabbè, poverino però. Facciamolo muovere. Rufy, facciamolo muovere un po', poverino. Sei ancora stato in piedi. Poverino però. Aia, hola. Bravo, ribellati. Bravo, ribellati. Io tifo per Chopper. Ribellati. Cosa fai? No, non curarti. No, non curarti. Non fare il barbone. Ma tu, che spavento. Vabbè. Si è riballato un po' troppo, però. Sono un dottore io. Ho capito. Io sono un pestatore, allora... Non lo faccio alzare mai più. Addio. Addio. Scusa, pucciosissimo, ho dovuto batterti. Ma sono scarsi i membri della mia ciurma, ma perché? Ma sono scrausissimi, cioè era più forte Nami di lui. Ma perché? Ok. 6.40, perché abbiamo preso anche il bonus. Bonus primo trionfo per 2. Ah, ottimo, un per 2, ottimo. Hai completato l'impresa persona Nami. Cosa? Cosa avrei fatto io? Cosa ho fatto? Nami è ora selezionabile, fermi tutti. Fermi tutti. Completa le imprese per sbloccare nuovi personaggi da usare in modalità arena. Ah, io mica me la ricordavo sta roba. Quindi ora posso usare Nami. E c'è la modalità nuova, imprese. Ah no, mi farà vedere le imprese che posso fare. Ok, allora, per sbloccare Zoro... Promozioni in Lega B. Va bene, Nami già ce l'abbiamo. Promozioni in Lega C. Lega B, Lega C. Ma già ci sono in Lega C. Primo posto. Ah, ok, primo posto. Battaglia completata con Nami 2. Quindi Robin. Quindi adesso faremo le due battaglie con... Perfetto, subito. Adesso, subito. Non mi interessa subito. Con Nami 2, subito. Via. Voglio Robin now. Ecco, io sto posto però non so dove siamo. Contro uno piccolino però, ok. Music cap di paglia. Ok, no, Brooke è fattibile, non è proprio fortissimo. Ecco, quando non fa sta roba però... Scappo via! Ah, è vero che lei schiva al contrario. È vero. Me lo devo ricordare. E lei fa il saltino indietro. No, le prendo tutte. Devo piazzargli le trappole. Vado con le trappole. Facci sotto, brutto schifo. Vienimi a colpire. Vienimi a colpire. No, è scaduta la trappola. Che hanno la scadenza le trappole.
Un'altra trappola, vai, vai. Dai, però salti indietro. No, ok, allora è un po' complicato schivare con Nami. Non so se ve l'avevo già detto. Appunto, perché salti indietro? Usiamo la parola. Non l'avevo vista, fatta. Che cosa mi ha fatto? A cosa è servita? Porca paletta! Quanto gli ho tolto? Cosa ho schivato? Boh, non lo so, ma ho schivato. L'importante è quello. Con la polvere. Fatto. Ho vinciuto, ho vinciuto. Gli incontri speciali sono battaglie che compaiono casualmente. Ah, è vero, è vero, è vero, a volte capita. Vincendo questi incontri puoi aumentare il tuo grado molto di più di quanto faresti normalmente. Però se perdi te la prendi quel posto perché non li puoi fare più. Aggiungerei. Ok ragazzi, oggi ci fermiamo qui. Lo scontro speciale lo faremo la prossima volta, altrimenti sforerei troppo col tempo. Fatemi sapere nei commenti se preferite delle puntate integrali come quella di oggi o se preferite magari un riassunto nel quale darò più spazio agli incontri particolari oppure alle boss fight. Come sempre, like e commenta il video, iscrivetevi al canale e buona giornata!